Il 14 maggio 1991 nasceva l'associazione culturale Laboratorio Giovani Esordienti, meglio conosciuta come Fumettomania. Quello di Fumettomania è un racconto lungo 30 anni, densi di storia e di storie. 20 numeri cartacei della rivista tra il 1990 e il 2012, oltre 300 artisti incontrati, conosciuti, intervistati, tantissimi progetti, tra i quali quello più corposo, Sulla stessa barca, un progetto umanitario dedicato al tema della migrazione, con 14 mostre espositive in 18 mesi, tra l'aprile del 2014 e novembre 2015. Ci siamo divertiti, emozionati, abbiamo affrontato delusioni e amarezze. Insomma, il nostro è stato un bellissimo romanzo con oltre 1000 pagine scritte e disegnate. Certo, oggi ci dispiace non poter festeggiare questi 30 anni con incontri con autori, con mostre espositive, con una bella torta, con tanti amici. Però dobbiamo guardare al futuro. Il futuro è fatto del nuovo progetto Antropocene, un progetto multidisciplinare, artistico, didattico, culturale, utilizzando sempre il linguaggio del fumetto, che è già partito, è già stato lanciato, è già uno speciale su Web Magazine e a settembre diventerà anche un progetto che faremo nelle scuole. E poi a seguire diventeranno anche delle mostre itineranti, come è stato per Sulla stessa barca. Insomma, abbiamo tanto lavoro ancora da fare. Questi 30 anni sono stati 30 anni bellissimi. Come dicevo ad alcuni amici, da 0 a 30 sono stati 30 anni straordinari. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Vai contro i mostri lanciati da Vega. Vai che il tuo cuore nessuno lo piega. E io son tranquillo se ci sei tu. Io resto qua giù e tu scatti lassù. Sentinella nel blu, vai lassù. Un'avventura dove io sono l'eroe che combatte accanto a te. Fammi volare, capitano, senza una meta, tra i pianeti sconosciuti per rubare a chi ha di più. Capitan futuro, il più puro degli eroi. Capitan futuro, picchia duro anche per noi. Capitan futuro, il domani vive già. Capitan futuro di una nuova civiltà. Splendido, splendido, nel cielo va. La sua tuta azzurra brilla nell'oscurità. Simbolo, simbolo di libertà. L'F di futuro sulla sua cintura sta. Uno per tre e tre per uno perché insieme noi usciamo sempre dai guai. Anna dai capelli rossi va, vuole fa come una rondine, per un nido non ce l'ha, non ha una mamma. Anna dai capelli rossi ha 2 grammi di felicità chiusi dentro all'anima e al mondo vuol sorridere. Ehi, Hak e Jim, nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, Hak e Jim, in barca vanno sul Mississippi. E bianco Hak e nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. 1000 avventure contro i caimani, nelle paludi tropicali.
sabbie mobili che sbarrano la via. La battaglia dei pianeti spacca e spazza tutti i cieli. Cinque intrepidi ragazzi vanno forte più dei razzi. Alle ali come uccelli sono liberi e ribelli. La famosa squadra G, cinque eroi uniti qui. Ma chi è? Ma chi è? E Luigi Albertelli.